comunque, intanto complimenti, un gol direi meraviglioso, forse il più bello che ti ho visto fare nel, in quello che ti ho seguito nella tua carriera. Chiariamo subito un attimo, visto che c'era il dubbio, come hai calciato quella palla esterna, collo pieno, hai bloccato il piede, ti chiedo un po' com'è stata tecnicamente la realizzazione. No, tanti mi dicono che volevo crossare, in realtà volevo tirare, ecco, magari non pensavo di colpirla così bene, però è arrivata questa palla da Franco e pensavo ci fosse l'intervento del difensore, che invece aveva un po' ritardo, l'ho tirato di mezzo collo, ecco, però sono contento davvero per la vittoria. Giorgio Barbieri. Ecco, Zani è un grande gol che poi vale 3 punti, quel gol lì è fondamentale. E prima Stroppa diceva crea tantissimo, ma io vorrei più dentro quando deve tirare. È un giocatore che ci va sempre via l'uomo, perché la verità è quella, però lo vorrei anche più incisivo intorno al gol. E invece il gol sembra quasi una chimera, oggi è arrivato per fortuna. Ha ragione, ma poi a casa ognuno pensa a quello che può fare di più, no? E non nascondo che ci penso, però secondo me l'unico modo per farlo e migliorare è lavorare bene, penso di farlo tutti i giorni. Spero che dai, la prossima volta ci sia un altro gol, un assist, così spariamo un po' questo tabù, però davvero l'importante secondo me è vincere, perché la squadra è forte e ha grande qualità per farlo. Gazzaniga. Complimenti per il gol e complimenti per la vittoria. Anche oggi ti hanno spostato da una fascia all'altra, ormai questo cambio e si è scontato. Ho portato bene. No, penso che alla fine, come dice sempre il mister, i 5 sotto Franco, sotto Oda, giocano un po' dappertutto per le qualità che hanno, e a me sinceramente non fa tanto differenza giocare a destra e a sinistra, mi piace da entrambe le parti, quindi poi bisogna sempre mettersi a disposizione al 100% e niente, lavorare e cercare di fare il meglio possibile. Luca, ciao, complimenti. Allora abbiamo visto appunto che hai giocato benissimo sia da una parte che dall'altra. Tra l'altro l'ultima volta che eri stato qua mi hai detto devo ancora imparare a giocare bene a sinistra, lo so, ma sei migliorato tantissimo in questo, quindi complimenti. La domanda è in questo momento come ti senti tu personalmente? Ormai sei titolare fisso di questa squadra, mi sembra che sei molto in crescita e anche oggi, a parte il gol, hai fatto benissimo, quindi mi sembra che tu ti stia sentendo bene. No, mi sento molto bene, però secondo me questo sentirsi bene è anche il frutto del gioco che crea la squadra, no? Perché secondo me è molto bene, giochiamo un bel calcio con tante idee e questo valorizza tutti quanti, perché secondo me siamo veramente cresciuti tanto rispetto all'inizio anno e secondo me adesso siamo proprio una squadra in tutti i momenti, ecco, però secondo me è la squadra che valorizza poi i singoli. Grazie. Ci sono altre domande per Luca? Bernaccio? Ti devo se una dedica. Ma sì, la dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e alle persone che mi vogliono bene, ecco, e la dedico anche alla squadra e niente. Prego. Ciao Luca, intanto congratulazioni per il gol. Ti chiedo, spesso sei stato impiegato nel corso della tua carriera anche da esterno nel 4-3-3 puro. Come ti stai trovando in questo percorso di crescita da esterno a tutto campo, prima cosa? Secondo te lo puoi fare anche a un livello superiore eventualmente nella massima serie? E infine ti chiedo, insomma, adesso il secondo posto è solitario, come lo state vivendo, nel senso... ci state credendo concretamente oppure avete anche con un po' di pressione? Grazie. Riguardo alla prima domanda, vedremo dai, se andremo in Serie A chi vivrà vedrà, no? Però mi trovo bene perché abbiamo spesso la palla, quindi non è tanto distante la posizione nella quale giocavo prima rispetto a quella di adesso. E invece la seconda domanda, noi abbiamo secondo me grande consapevolezza, abbiamo raggiunto una grande consapevolezza e però ogni partita dobbiamo affrontarla con la giusta mentalità, perché comunque alla fine valgono tutte e 3 punti. E quindi lo suggerirò, dobbiamo fare una grande prestazione e pensare, ecco, una partita alla volta, secondo me. Grazie a tutti, buona serata.